Aggiungiamo un altro tassello a quello che poi è stato il lavoro svolto in questi 5 anni, dando una mano ancora una volta a quelli che sono i problemi del sociale sulla disabilità, per avere un'integrazione lavorativa. Sono veramente soddisfatta di questo progetto, dove veniamo gli ambiti anche territoriali che possono partecipare, ma soprattutto abbiamo per la prima volta la ASL con soggetti psichiatrici che possono gareggiare a questo bando, quindi non abbiamo lasciato nulla e nessuno dietro, e quindi, che dire, diamo anche un aiuto poi a quelle famiglie che hanno queste difficoltà nell'ambito della disabilità, quindi piena soddisfazione, sicuramente non sarà l'ultimo progetto che faremo per queste persone svantaggiate, ma io voglio proseguire a poter dare sempre una mano per non lasciare mai indietro nessuno.